Un caffè. Troppi caffè, le faranno male, ragioniere. Grazie del suo interessamento, signorina Milena. Noi ci teniamo alla salute dei clienti. Brava, brava. Il ragionier Bisigato è quella Treviso che non c'è più, o forse per alcuni versi c'è ancora. Vizi e pettegolezzi, facciate rispettabili, segreti inconfessabili, filtrati dal sorriso della commedia. Gastone Moschin, quella Treviso e quel Veneto, li aveva raccontati benissimo grazie al capolavoro di Pietro Germi, signore e signori, e a un cast di colleghi straordinari, da Virna Lisi ad Alberto Lionello. Un signore del cinema e del teatro italiani, Gastone Moschin, morto ieri a Terni all'età di 88 anni. Cognome che tradiva origini venete, e infatti era veronese di nascita, i natali a San Giovanni Lupatoto nel 1929, ma una vita professionale che l'aveva portato in tutta Italia. Gli inizi a teatro negli anni 50, Genova, Milano e Torino, e l'avventura del cinema nei primi anni 60. Era stata la marca ad imporlo come attore di commedia. Scommetto che non aveva un altro caffè. Così sarebbero sette stamattina. Da quel momento, 1966, la carriera di Moschin non si era più fermata. Attore brillante ma capace di svolte drammatiche e dure, come il violento Ugo Piazza di Milano Calibro 9, o come quando tenne testa a Robert De Niro ne Il Padrino parte seconda, nei panni del malavitoso Fanucci. Se uno è che li picciott cadeno o pilo in tuo stomaco, il resto però me lo porti prima stasera. Fino all'incontro con l'architetto Rambaldo Melandri di Amici Miei, il ruolo che l'aveva consacrato definitivamente. Tu ha clacsonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Un attore a tutto tondo, un signore del palcoscenico, un artista delle mille maschere, a partire dal ragionier Bisigato, in cui la piazza dei signori è consegnata alla storia del cinema italiano. Passavo di qua per caso, l'ho vista e mi sono detto: oh, guarda la signorina Milena.